Oggi siamo qui con la dottoressa Luciana Vlacos, oculista, responsabile della seconda equip territoriale dell'ASL 1. e siamo qui per parlare di diagnosi di glaucoma. Ma perché poi parlare di diagnosi di glaucoma che è, è discusso, è, è dibattuto in convegni, è approfondito, e trattato in, in tante parti? Direi che la necessità di parlarne nasce un po' dalla necessità della medicina generale, nel senso che eh, dopo tanti corsi di aggiornamento, dopo tanti eh, momenti di incontro con gli oculisti, ci siamo resi conto che è una patologia sottodiagnosticata. Eh, sottodiagnosticata perché eh, la, la medicina generale territoriale ha una sensibilità probabilmente ancora ridotta nei confronti di una patologia abbastanza diffusa e che può creare dei problemi. In realtà oggi però vorrei focalizzare con te il problema di una diagnosi corretta di glaucoma, perché l'altro problema è che se tra oculista e medico di famiglia incentiviamo, diciamo così, le diagnosi di glaucoma, ci possiamo trovare di fronte al fenomeno opposto, cioè a una sovradiagnosi o non a una diagnosi eh, precisa di una patologia che è cronica. E quindi ci troviamo di fronte alla problematica che abbiamo noi medici di famiglia di fronte all'ipertensione. Fare una diagnosi di ipertensione è fare una diagnosi di una malattia cronica per tutta la vita. Fare una diagnosi di glaucoma ha lo stesso significato. E allora la prima domanda è se dal punto di vista degli specialisti e eh, de quindi degli oculisti, Esiste questo eh, problema di eh, non tanto di incentivare la diagnosi, quanto di migliorarla in qualche modo e se avete notato comunque la possibilità di avere una, una sovrastima di glaucoma. Allora, sicuramente oggi è possibile fare diagnosi. Ed è importante fare diagnosi precoce di glaucoma ed è possibile fare diagnosi accurate, anche perché un'accuratezza diagnostica si ripercuote in senso positivo su un'appropriatezza prescrittiva e quindi su tutti i vantaggi, in termini sia strettamente clinici, medico-legali e anche se vogliamo economici, del problema. Se, eh, ci sono alcune recenti acquisizioni per quel che riguarda l'inquadramento clinico della patologia glaucomatosa. Eh, quella che mi preme e che ci preme sottolineare oggi è il ruolo dell'attendibilità um, e l'affidabilità della misurazione tonometrica che eh, TUCUR eh, si è vista. Ehm, Inficiata da eh, delle possibilità di errore legate alla variazione dello spessore corneale. Quindi, ad oggi si è visto che una misurazione già Goldman lo disse a suo tempo: Goldman, l'inventore della tonometria come intesa come gold standard oggi, della tonometria da planazione, aveva già eh, sottolineato che la sua metodica era affidabile ed attendibile, purché le corne avessero un valore intorno ai 540-550 micron di spessore, e invece sono più, spezio, più sottili sovente. Allora, eh, il valore per cui la è, è affidabile è quello per cui Goldman l'aveva così inventata. Il 50 un po' più poco più del 50% delle corne della popolazione trovano il proprio spessore tra i 520 e i 570 micron di spessore. Quindi più della metà della popolazione ha un valore che ruota intorno al valore normale. Questo vuole altresì dire che c'è quasi il 50% della popolazione che non ha un valore pachimetrico considerato normale e con una distribuzione nella popolazione non perfettamente simmetrica, leggermente spostata verso destra. Quindi, nella pratica clinica, è più frequente trovare corne più spesse che non corne sottili. Eh, questo significa che una cornea spessa tende a dare un valore tonometrico sovrastimato, quindi apparentemente alto, mentre una cornea sottile dà l'impressione di valori normali quando invece normali non sono, tendono all'innalzamento. Pertanto una cornea spessa può dare adito a una, eh, un falso positivo e una cornea sottile a un falso negativo. Ovviamente in entrambi i casi si perde di accuratezza diagnostica e con, con tutte le implicazioni che ci sono poi sulla terapia. Certo. Ehm, ritor poi ritorniamo sulla misurazione dello spessore della cornea che è evidentemente già un po' il cuore del problema perché nell'esperienza di tutti i medici di famiglia, poi ovviamente nella vostra, ma... Diciamo, vi comunichiamo quella che è la nostra esperienza, vediamo diagnosi di eh, ipertono e poi di glaucoma basate esclusivamente sulla tonometria. Eh, quello che diventa poi eh, rischioso, che è agganciato a una diagnosi di ipertono, immediatamente esiste una terapia farmacologica a uno. Due farmaci: o a farmaco di prima scelta o immediatamente a farmaco di seconda scelta, perché probabilmente, eh, essendo quello più nuovo, è anche quello più potente. Il vecchio eh, principio che mai troppo criticato, ma comunque che, eh, che esiste. E di conseguenza il, il problema dopo è a diagnosi non accuratissima, terapia immediata. Parliamo per inquadrare bene il problema del rischio. Cosa rischia la nostra popolazione? con i propri nervi ottici di fronte a situazioni borderline diciamo eh, senza terapia quindi quali sono le, i, i sottogruppi di popolazione che invece necessiterebbero di una, di una diagnosi più accurata e di una terapia più accurata ad oggi è ormai assodato che mh, di fronte ad un valore che viene considerato Anomalo e quindi rialzato di tono oculare, un controllo e una controprova pachimetrica vada, vada fatto. Quindi bisogna sicuramente a fronte di un dato positivo verificare se è un vero positivo o un falso positivo. A fronte quindi di una cornea spessa si tratta di un falso positivo, se la cornea fosse invece di valore normale o peggio ancora sottile, quel valore lì sarebbe confermato addirittura. Peggiore di quanto eh, potesse sembrare in un primo momento. Di conseguenza valori positivi vanno sicuramente eh, contro, controllati con una misurazione pachimetrica. Allo stesso modo si può dire che però un valore, positivi, un valore apparentemente normale potrebbe non essere così normale a fronte di una cornea sottile e, pertanto, eh, indubbiamente, la, ehm, il non misurare la lo spessore corneale, che non è l'unica caratteristica della cornea, ma è sicuramente quella più nota, quella più eh, in, ad oggi insomma, più facilmente misurabile, ad oggi più studiata a interferire sulla misurazione tonometrica, sicuramente però è quella di cui sappiamo al momento di più. Eh, dicevo non misurare, una non misurare uno spessore corneale. Abbinato a una tonometria può anche dar adito appunto, a un falso negativo e quindi inevitabilmente a una falsa, rassicurazione, ha una falsa rassicurazione e quindi a eh, eventualmente un ritardo diagnostico. Quindi iniziare terapie o iniziare l'inquadramento e la classificazione con eventualmente un ritardo. È vero che. Il, eh, le fibre del nervo ottico sono abbondanti e quindi questo <ride> per rassicurare... Prelunge proprio ecco. alla domanda specifica che volevo farti, l'urgenza terapeutica a fronte di una diagnostica borderline in un eh, sottogruppo non particolarmente a rischio, che ovviamente è quello più numeroso. Eh, è importante una terapia immediata o abbiamo tempo di ragionare, di fare la pachimetria, di andare a vedere, di lasciare trascorrere quello che può essere un tempo medio diagnostico di un mese o due di diagnosi eh, oppure c'è proprio un'urgenza? Allora un'urgenza in senso assoluto no, perché si tratta di una patologia cronico degenerativa e quindi non di un evento acuto, per, parliamo ovviamente del glaucoma cronico semplice, ovviamente, eh, però indubbiamente prima si arriva a una diagnosi accurata, a una definizione, un inquadramento corretto, beh, penso che sia meglio per tutti. Per giungere piano piano all'organizzazione che potremmo dare a un concetto di eh, aumento di diagnosi del, del glaucoma, ma di una maggiore correttezza di diagnosi, come accennavi tu prima. La prevalenza del glaucoma semplice all'interno della popolazione italiana, cioè co cosa si deve aspettare di lavoro un medico di famiglia? Allora, all di le casistiche sono, gli studi in materia sono stati numerosi, si può. Riassumere che la, la prevalenza della malattia glaucomatosa nel soggetto nel, nella popolazione ultra quarantenne sia di almeno il 2%. E quindi i numeri insomma non sono irrilevanti. Bisogna un, un medico che abbia mille pazienti, 20 deve aspettarseli eh, con un tono aumentato. Certo. Eh, quindi diciamo che è già una popolazione cospicua, non cospicua certo. è di un lavoro che nella medicina generale va, va affrontato bene. A questo punto eh, il secondo passo è che cosa deve sapere il medico di famiglia, quali sottogruppi sono da inviare all'oculista perché ovviamente non dovrò aspettare che ci siano dei sintomi nella riduzione del campo visivo. Assolutamente perché la riduzione del campo visivo è già fase conclamata di malattia e, di cose, e quando il soggetto percepisce la riduzione del campo visivo eh, lo stadio è già estremamente avanzato, non bisogna assolutamente arrivare al punto eh, a tanto esattamente. Sicuramente la popolazione ultra quarantenne è tutta popolazione a rischio e quindi... Merita sicuramente una visita oculistica periodica. Ogni uno o due anni la visita oculistica va prevista. Certo, ecco. quindi tu mi, mi, mi diresti che sarebbe corretta, probabilmente prevista E a maggior ragione eh, in casi in cui vi sia già eh, familiarità di malattia. E superiori a 40 anni, familiarità di malattia è una popolazione. Per cui il medico di famiglia deve ricordarsi certo. che una visita oculista, una tono, oculistica, una, tono, una tonometria ed eventualmente la tachimetria, di cui parleremo ancora tra un momento, sono sicuramente opportuni. Assolutamente, 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 assolutamente sì. Allora a questo punto eh, puoi immaginare che la il gruppo di popolazione che chiederà una visita oculistica è un gruppo piuttosto vasto. Secondo te l'organizzazione sanitaria dell'oculistica territoriale nell'area Piemontese, diciamo tanto per allargare un po' il, il nostro discorso, è pronta a un impatto di questo genere perché si parla di numeri piuttosto elevati? Si parla sicuramente di numeri piuttosto elevati e eh, sempre e spesso mh, tutta una questione di organizzazione, quindi penso che tutto sia... Fattibile? fattibile. Eh, per capirci, eh, il, eh, il pachimetro uh -huh. eh, è un'apparecchiatura impegnativa, costosa, difficile. Allora, vi sono, vi sono diversi tipi di pachimetri, vi sono pachimetri ottici e pachimetri a ultrasuoni. Quelli diciamo, di, più, eh, di maggior diffusione, in quanto apparecchiature eh, maneggevoli, eh, accurate e peraltro anche relativamente economiche, sono sicuramente i pachimetri ad ultrasuoni, e proprio la loro diffusione giustifica il loro successo. Adesso invece, i pachimetri diciamo, ottici sono in genere apparecchiature più complesse, più costose eh, e spesso abbinate anche ad altre funzioni e quindi direi meno consone ad una diffusione capillare territoriale. Ma per dare un'idea a chi ci sta seguendo del costo di un apparecchio di questo genere, in euro quanto, quanto può essere? Eh, per avere un'idea di programmazione sanitaria. Per avere un'idea, eh, diciamo strutture sanitarie territoriali che l'hanno recentemente acquistato, si tratta di cifre intorno ai 3.000-3.500 euro ad apparecchio. Quindi gli impegni economici. Parliamo di un pachimetro ad ultrasuoni certo, semplice, con un'apparecchiatura. La sua accurata, sì, sicuramente sì. Beh, allora verrebbe da dire che probabilmente la diffusione sul territorio di apparecchiature di questo genere eh, creerebbe un andamento virtuoso, mm, sicuramente, che ci hai dato fino adesso, per cui la medicina generale, che adesso come tutti ormai sanno, chi segue anche queste eh, queste nostre trasmissioni sa, la medicina generale si sta organizzando in, in sistemi eh, di associazione evoluta, un, un, medico, eh, un gruppo di medici capaci di scrinare una popolazione a rischio, quindi di poter mandare automaticamente sì. con sistemi organizzati la popolazione dell'oculista una volta ogni 12-18 mesi per un'osservazione eh, di questo genere, mh, troverebbe una… Perdonami, la pachimetria è un dato anatomico, che quindi, tutto, che... che quindi cambia di poco nel corso della vita dell'individuo. Ecco, Ma la correzione essere... può essere effettivamente abbastanza vasta? abbastanza importante la correzione in taluni casi può essere decisamente decisamente significativa sì, specialmente ovviamente eh, in quei casi che rappresentano gli estremi della curva di distribuzione dello spessore corneale nella popolazione però sicuramente sicuramente sì quindi un uno quindi non sempre ecco pachimetria una volta misurato lo spessore corneale è collocato è questo è... paziente tra i soggetti diciamo con una cornea di spessore diciamo normale o anomalo e quindi o sottile li o spessa lì resta ecco, per, non, per, lo meno per un ragionevole, per numero, un ragionevole di numero di anni certo, ecco, quindi quindi diciamo che è un dato anatomico un'osservazione di questo genere poi viene eh, corretto da una tonometria certo, che tiene presente l'anatomia del soggetto. esatto insomma. precisamente e quindi anche i costi sono relativamente più bassi perché basta una tonometria Ogni, ogni tot detto, di anni certo. che adesso si può stabilire in 10. Chiaro nella dieci, cornea sottile certo. più frequente e nelle corne. Cioè, quindi, e questo. quindi questo eh, ci permetterebbe di avere un buon flusso dalla medicina generale a un'oncolistica territoriale organizzata e che possa fare questo tipo certo. di lavoro e permetterebbe da un lato di evitare la sottodiagnosi, che per carità è sicuramente. Un, un rischio grave e dall'altro il rischio che forse cominciamo a riscontrare di diagnosi e di malati non validamente eh, diagnosticati che si portano dietro una terapia cronica esatto. che poi è difficilissimo togliere perché probabilmente la sua è la paura di diventare ciechi è ovviamente una paura che coinvolge la popolazione. Questo si nota specialmente sul paziente che è già stato messo in terapia da molti anni e eh, che, a cui è difficile far comprendere che questa recente acquisizione cambia completamente il suo inquadramento nosografico e pertanto il paziente tende, nonostante le rassicurazioni, a non essere tranquillo ugualmente Quando nel andare nel a ridurre o addirittura a sospendere cioè, le proprie terapie. E se tu dovessi consigliare a un medico di famiglia che ha una sua popolazione nota? Uh -huh di eh, persone che sono in terapia per glaucoma, di cui sicuramente la maggior parte della popolazione sarà stata diagnosticata con tutti i, i crisi, però eh, fatta una revisione uh -huh. si accorge che è una percentuale rilevante e senza il dato pachimetrico, eh, come posso comportarmi? Tenendo presente la preoccupazione del paziente, l'abitudine alla terapia, l'abitudine al controllo periodico Ma della sempre e della... Sicuramente stessa. il dato pachimetrico va acquisito, perché anche nel paziente con un glaucoma conclamato e assodato, con alterazioni perimetriche che non lasciano adito ad alcun dubbio e senza pachimetria, comunque la mancanza di quel dato rende... Eh, imprecisa la terapia, in quanto si rischia non avendo il dato, se quello è un soggetto sì glaucomatoso ma con una cornea spessa di avere un eccesso di terapia e se è invece un soggetto glaucomatoso con una cornea sottile rischia di cioè necessita di un'integrazione ulteriore di terapia. Quindi la mancanza del dato si ripercuote negativamente anche sulla sulla correttezza della terapia ine inevitabilmente quindi primo punto acquisire comunque acquisirla, comunque acquisirla comunque nel momento in cui con la correzione pachimetrica il medico si accorgesse che il paziente in terapia, perché evidentemente se sono persone che hanno già la diagnosi di glaucoma sono in terapia certo. e ha una eh, pressione endooculare nei limiti di norma come si deve comportare? se il soggetto non ha ovviamente delle lesioni eh, del campo visivo già acquisite, eccetera, ma come si deve... Controfare? Ti riferisci al medico di famiglia? Sì, per riuscire ad avere una collaborazione con l'oculista tale per cui se per caso nella propria popolazione esiste un soggetto che sta prendendo i farmaci del tutto inutilmente, uh -huh. venga a galla, venga alla luce. Ma indubbiamente... Consiglierei di rinviarlo allo specialista che segue il soggetto e integrare quindi questa nuova informazione con la terapia in corso. E poi eventualmente e poi, ridurre la terapia. Stare indubbiamente a vedere, eh, questo insomma eh, ci deve essere una comunicazione costante e fluente tra il medico di medicina generale e lo specialista che ha in cura questo soggetto. Diciamo così per cercare di tirare un po' le fila di, eh, di questa chiacchierata. Il, quindi esiste un problema di diagnosi non completa per l'acquisizione di una eh, metodica non, non recentissima, ma comunque eh, che è venuta nell'uso comune più eh, di recente. E quindi esiste un problema probabilmente di eh, diagnosi da completare, uh -huh. diciamo così. Esiste un problema di nuove diagnosi da fare sicuramente in un unico modo, tonometria e pachimetria. E pachimetria sicuramente. Di conseguenza, avremo dei problemi organizzativi territoriali dove da affrontare, eh, da affrontare per costruire una rete di eh, integrati eh, di territorio che possano dare delle risposte complete perché ovviamente non si possono far affluire tutte le popolazioni d'Amble in un no. unico punto ospedaliero perché l'unico punto no, esploderebbe. esploderebbe e quindi bisogna costruire questa rete però il problema della eh, sovradiagnosi di glaucoma tutto da misurare perché ovviamente non abbiamo dati per poterlo certo. dire Comunque è uno dei problemi che devono essere presenti alla medicina generale per una collaborazione costruttiva certo. con gli alcoolisti. Beh, La vedi un po' così anche tu? Direi proprio di sì. Molto bene. Allora credo che ti ringraziamo per... Grazie. La... Buonasera.